PNRR e anche il presidente dell'IRAB, della rete dei ricercatori in agricoltura biologica e della piattaforma PTBio Italia. Si parla appunto delle reti di ricerca e le piattaforme tecnologiche. Mauro. Grazie Stefano della presentazione. Ma intanto vorrei richiamare quanto ha detto poc'anzi il dottor Bisoffi riguardo la possibilità di recuperare le slide. Trovate ambedue gli indirizzi, i link per il recupero delle slide in fondo dietro l'ultima pagina del programma. Allora, sì, io vi parlerò delle reti di ricerca e delle piattaforme tecnologiche. Pochi minuti per dire di cosa si tratta, poi spiegare il motivo per il quale trattiamo questi argomenti in questa sede. Le reti di ricerca ovviamente le conoscete tutti, sono dei sistemi in cui i ricercatori creano le condizioni per attivare delle collaborazioni o garantire uno scambio continuo di informazioni sulle ricerche che vengono avviate, che vengono portate avanti. Esistono le associazioni scientifiche che più o meno svolgono questa funzione. Diverse sono le piattaforme tecnologiche perché hanno costituiscono dei sistemi in qualche modo definiti, sono promossi dalla Commissione Europea e hanno la funzione di raccogliere e creare quindi dei sistemi aperti, dei forum di consultazione che includono da un lato la comunità scientifica e dall'altro i portatori di interesse. Fatto queste premesse, appunto vi dirò il motivo per il quale trattiamo questi due argomenti, ma intanto perché nel Piano d'Azione Nazionale sul Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari si parla proprio di questi due strumenti. E in particolare, se vedete nel punto A7.3.1 e A7.4.1, si dice che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvede infatti a promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni, avvalendosi anche delle reti di ricerca e delle piattaforme, in questo caso parla informatiche nazionali attive, nel settore della difesa integrata. Ma nello stesso modo parla della promozione, del rafforzamento e lo scambio di informazioni e l'esperienza dell'agricoltura biologica, avvalendosi delle reti di ricerca e delle specifiche piattaforme tecnologiche e informatiche nazionali attive nel settore. Noi parleremo in particolare della piattaforma nazionale in agricoltura biologica che poi è stata, come vi dirò più avanti, riconosciuta ufficialmente dalla Commissione Europea. Iniziamo dalla Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica. È un sistema del tutto volontario, nato spontaneamente proprio al termine di un congresso piuttosto partecipato che c'è stato proprio qui al CNR nel 2008 sulla ricerca in agricoltura biologica, e si sono costituiti i primi gruppi di lavoro su delle tematiche specifiche che investono questo settore. In un paio di anni, questo è stato un processo piuttosto lento, la rete italiana si è costituita formalmente attraverso una associazione non lucrativa che prevede appunto la partecipazione dei soggetti interessati. Questo è lo statuto, ovviamente non mi dilungherò a esporvelo, ma vorrei soffermarmi su due aspetti. Intanto lo scopo dell'associazione, che riguarda ovviamente il rafforzamento degli studi, ma in particolare la creazione di un collegamento diretto con analoghe associazioni in ambito europeo e internazionale. Questo è un elemento importante perché è argomento all'ordine del giorno proprio nella nostra associazione. E l'altra questione di cui vi vorrei parlare, che ci collega poi alla piattaforma europea, è che la IRAB tende a consolidare lo scambio delle informazioni scientifiche e tecniche in rapporto di collaborazione tra i ricercatori e gli altri portatori di interesse nel settore dell'agricoltura biologica. E questo è l'altro elemento che ci ha permesso poi di promuovere la creazione della piattaforma nazionale in agricoltura biologica.
Attualmente la rete italiana conta circa 300 ricercatori ed esperti del settore, ne hanno aderito ai vari gruppi di lavoro, quindi direi quasi integralmente l'intera comunità scientifica che a più livelli si occupa di agricoltura biologica. Ha 50 soci iscritti che provengono dalle università e dagli enti pubblici di ricerca prevalentemente, che costituiscono poi l'organo decisionale attraverso l'assemblea dei soci della IRAB. E come avevo detto in poc'anzi, la IRAB è articolata in 10 gruppi di lavoro, come vedete, che investono varie tematiche collegate all'agricoltura biologica, dalla biodiversità agli aspetti energetici, alla protezione, alla qualità, tecniche agronomiche, zootecnia biologica, sistemi di trasformazione, prodotti biologici, il rapporto tra ambiente, risorse naturali, territorio, aspetti socio-economici e poi in ultimo recentemente è stato istituito un gruppo sulla comunicazione e l'informazione. La IRAB ha un suo sito, come vedete questa è una slide che riporta alla home page del nostro sito, banalmente www.irab.it, e come avevo detto poc'anzi, la IRAB è stata il promotore della piattaforma tecnologica nazionale. Già nella fase costituente della IRAB, i ricercatori che avevano aderito a questo networking hanno prodotto un documento conduceva all'avvicinamento, alla creazione di una piattaforma tecnologica. Parliamo del 2009. La IRAB ha tenuto due congressi in questi anni, la costituzione è avvenuta formalmente nel 2010, un primo congresso che c'è stato a Catania e un ultimo congresso dell'anno scorso qui a Roma. Questo in grossa sintesi la situazione riguardo alla nostra rete italiana per la ricerca in agricoltura biologica. Vi parlo ora della piattaforma tecnologica italiana in agricoltura biologica. La piattaforma si è costituita anche qui in modo spontaneo il 19 gennaio del 2010 presso questo dipartimento e con lo scopo sostanzialmente di promuovere il collegamento innanzitutto tra la piattaforma nazionale e quella europea che già esisteva ma non era ancora stata riconosciuta dalla Commissione europea, individuare le priorità e i temi di priorità di ricerca nel campo dell'agricoltura biologica, che è poi il cuore dell'attività della piattaforma, e eventualmente produrre dei position paper e altri documenti utili anche per i decisori politici in questo tema. Sostanzialmente il ruolo principale della piattaforma è quello di definire un'agenda strategica della ricerca, in cui all'interno sono proprio contenuti, in base a una consultazione pubblica con i portatori di interesse, le priorità di ricerca che poi vanno negoziate in sede comunitaria nell'ambito dei programmi quadro sulla ricerca e l'innovazione. Come è organizzata la piattaforma? I 16 organismi prevalentemente costituiti da enti pubblici di ricerca, CNR, CRA, ENEA, ma anche grandi imprese e associazioni di riferimento del biologico hanno dato vita a un comitato direttivo, 30 esperti hanno dato vita a un comitato scientifico articolato in sottogruppi e attualmente sono 45 le organizzazioni membri della piattaforma tecnologica italiana. Questo sistema ha consentito poi di partecipare alle fasi attualmente in corso di negoziazione anche del prossimo World Program di Horizon 2020 nell'SC2. Questo è il sito della piattaforma tecnologica dove voi poi potete trovare i documenti che sono stati prodotti sinora. Tanto per darvi un'idea, queste sono le organizzazioni che hanno aderito alla piattaforma. Come vedete ci sono grandi imprese del settore, oltre le università e gli enti di ricerca. E questa è la prima pagina dell'agenda strategica della ricerca prodotta dalla nostra piattaforma. È un documento piuttosto corposo che vede, come avevo iniziato a dire, tre aree prioritarie a cui fanno riferimento i tre gruppi di lavoro. Sono state individuate 14 tematiche e ben 71 temi di ricerca.
Tutto questo al momento è in fase di completa revisione, anche sulla scorta delle indicazioni che provengono dalla piattaforma europea. Questa è la lettera ufficiale che ci è stata recapitata dalla TP Organics, che è la piattaforma europea in agricoltura biologica, in cui, come vedete, si annuncia il riconoscimento, in base ad alcuni criteri di valutazione che sono stati definiti dalla piattaforma europea, al riconoscimento della nostra piattaforma come mirror della piattaforma europea, tanto da poter utilizzare, come vedete, il loro logo con la dicitura membro della piattaforma tecnologica europea TP Organics. Cosa stiamo facendo ora? Con questo spero di essere stato nei tempi. Attualmente la piattaforma europea partecipa in modo attivo al board organizzato dal delegato nazionale del comitato di programma dell'SC2 di Horizon 2020 per definire appunto le priorità di ricerca nel prossimo World Program di Horizon 2020. Come vedete, in questo meccanismo consultativo che prevede la possibilità di intercettare delle proposte che sono già maturate da un processo di consultazione con vari soggetti, come vedete in alto a sinistra sono previste le piattaforme tecnologiche nazionali. Ne vedete alcuni: Food for Life, Plants for the Future, Forestry e anche Organic Farming, che ho messo in evidenza perché ci riguarda. Cosa sta succedendo ora? TP Organics ha prodotto un documento che individua le priorità di ricerca per il prossimo programma, World Program 2016-2017. La nostra piattaforma ha analizzato le tematiche che sono state proposte dalla piattaforma europea, individuandone alcune come prioritarie per le peculiarità del nostro paese. Adesso siamo in questa fase di consultazione e questo sarà il lavoro che nei prossimi mesi ci competerà. Vi ringrazio per l'attenzione.